Doppio appuntamento in città sabato 6 gennaio per celebrare la festa dell'Epifania. Dio che finendo non fai mai, Dio tu sei sempre sarai, né bianco né nero ma soltanto vero, né suo né mio ma soltanto... A Salto, protagonisti giovani dell'Oratorio di San Giacomo, che hanno messo in scena lo spettacolo di teatro, canto e danza, Tu sì che saltes. Siamo qui a Salto, abbiamo ripreso una vecchia tradizione della recita dei bambini dell'Epifania. Diciamo che noi vecchi animatori abbiamo passato le redini, le chiavi e tutto ai ragazzi giovani, che da quest'anno hanno deciso di riprendere a fare attività qui in oratorio, riportando appunto come prima esperienza quella della recita dei bambini che si è tenuta qui a Salto il giorno dell'Epifania. Che cosa fa un chicco di caffè nella doccia? Si lavazza. Cosa mi racconti sull'ultimo periodo? Cosa hai fatto? Ah, guarda, ho finito un puzzle, ci ho messo davvero poco. Cioè, quanto? 2 anni. 2 anni? Eh sì, ma conta che sulla scatola c'era scritto dai 3 ai 6 anni. Vabbè, dai, parlando d'altro. Alla fine... Oggi ci troviamo qua all'oratorio di Salto Canavese per la tradizione della recita della Befana. È stata una, tra virgolette, una splendida avventura per noi giovani di Salto. Quest'anno il tema della nostra recita sono i programmi televisivi. Il vero nome effettivo che ha dato inizio a questa recita è Tu sì che saltes, proprio per ambientarlo in quelli di Salto. Ma cosa stai facendo? Cara, c'è scritto 100 poi. Basta, vado a fare una doccia. Tu aiutami a fare alcuni compiti. Sa, dimmi che scritto. Volevo fare un ringraziamento speciale a Roberto Perotti e al don di Salto Donaldo, che ci ha dato la possibilità di usare l'oratorio per le prove e per il giorno della recita effettiva. Presso il centro conferenze dell'ex manifattura si è tenuto invece il classico appuntamento organizzato dal gruppo storico Allodieri, con i giochi e le magie del mago Brondino, conclusosi poi con il fallo della Befana in piazza Martiri. Il gruppo Allodieri si occupa da 7-8 anni di giochi per i bambini e alla festa della Befana, ormai è una tradizione, facciamo appunto Arriva la Befana, che è un messaggio di pace verso un po'... Tutte le regioni presenti, dove accogliamo in questo caso, in questa magnifica residenza che è questa centrofiere, raccogliamo tutti i bambini e daremo loro un omaggino, diamo la merenda e abbiamo uno spettacolo magico creato da Madame Zorà e da suo marito Beppe Brondino, che è un nostro carissimo amico e che ha partecipato a Italia Got Talent, e quest'anno proporrà l'evoluzione di Sand Art, che sono queste immagini su sabbia che ormai sono diventate il suo cavallo di battaglia. Ringraziamo naturalmente la nostra Befana, che all'epoca, come si dice, al secolo, Piera Goffo, che tutti gli anni si presta a questa mascherata, che chiaramente ci permette di fare questa festa meglio di sempre. Il ringraziamento è a tutti coloro che hanno partecipato e a tutti coloro che ci hanno dato una mano. In prima fila l'amministrazione comunale, poi i cantonieri che hanno allestito la zona del fallo della Befana in piazza Martiri, e chiaramente la protezione civile che ci ha aiutato a mantenere l'ordine.